Siamo molto contenti perché ovviamente anche questo è un segnale forte per la ripartenza, fare in modo che gli interscambi fra le nostre città siano come sempre cioè costanti. Abbiamo saltato cioè l'anno scorso per ovvi motivi, essere qui oggi, essere qui con loro e con le nostre realtà che circa un mese fa sono state su Marsiglia, è credo uno dei messaggi più belli che la collaborazione fra le città dà. I prodotti tipici come si ritrovavano quelli genovesi là, oggi vedrete fino al giorno 18 quelle tipicità della Francia qui da noi su Piazza Matteotti. Credo, ripeto, ecco, che sia veramente un bel messaggio anche ripresa dei rapporti fra enti. Si è parlato, dialogato questa mattina anche con il nostro sindaco Marco Bucci, quindi insomma, ecco, credo davvero che il messaggio più bello, oltre alla presenza qui, sia proprio, ecco, questo scambio continuo fra le sue città che non vuole fermarsi, che non si è fermato e che anzi vuole, cioè, ripartire con più, cioè, slancio ancora. Ecco, sono tantissimi anni che c'è questa manifestazione a Genova. Ci sono dei progetti futuri anche per rinsaldare questo rapporto tra la Francia e Genova? Sì, soprattutto anche con Città Metropolitana vi sono anche delle progettualità sullo scambio fra gli studenti, quindi un modo per anche favorire proprio uno scambio generazionale fra le varie città. Credo che questo stia alla base anche della costruzione di un futuro condiviso, perché non dimentichiamolo che i giovani, anche grandi dimenticati dal periodo Covid, ecco, anche con queste partnership ovviamente trovano nuova linfa, nuovi modi di anche conoscere e muoversi fra le nostre città. Sì, è una situazione che purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a realizzare per il problema della pandemia. Ed è una manifestazione molto importante, non soltanto in sé come manifestazione per la presentazione dei prodotti tipici della Provenza, ma è una manifestazione che cerca anche di andare oltre. Cosa significa? Se noi abbiamo delle caratteristiche comuni con Marsiglia, penso all'economia del mare. A Marsiglia ci sono i cantieri, a Genova ci sono i cantieri, è necessario creare delle sinergie. Di fronte a quello che sarà il rilancio dell'economia a livello mondiale e a livello europeo in senso sostenibile e più equo, è chiaro che bisogna fare delle sinergie, soprattutto tra Europa del Sud, tra porti, cantieri dell'Europa del Sud e quindi del bacino del Mediterraneo. No? Quindi il primo punto è l'economia del mare. Il secondo punto è, per esempio, il recupero del territorio dell'entroterra. Si parte dalla gastronomia e si può fare dei discorsi molto più ampi, perché io credo che ormai non si può ragionare da soli, bisogna ragionare insieme. E allora innanzitutto bisogna ragionare con le città del Mediterraneo e soprattutto con le città come Marsiglia che sono più vicine a noi, che sono da questa parte del Mediterraneo e sono con le quali possiamo lavorare insieme per dare delle prospettive future ai giovani e alla generazione futura. Ce partenariat se décline en plusieurs volets. Il se décline en priorité dans les domaines des questions environnementales, de mobilité, puisque nous sommes confrontés aux mêmes problématiques que la métropole et la ville de Gênes dans notre département. Questo partenariato si sviluppa in diversi filoni, in primis la politica ambientale, in quanto abbiamo le stesse problematiche tra l'area della Provenza francese e l'area metropolitana di Genova. Et nous avons aussi volonté d'avoir des échanges culturels et aussi au niveau de l'éducation pour nos élèves. Nous allons organiser et accueillir des visites de collégiens de Gênes dans la ville de Marseille et la province des Bouches-du-Rhône. Abbiamo anche un filone culturale perché abbiamo l'obiettivo, la volontà di accogliere degli studenti delle scuole medie e inizio superiori di Genova presso il Dipartimento delle Bocche del Rodano e quindi fare degli scambi anche di scolaresche.